Il COGAL Monteporo Serre Vibonesi, nell'ambito dei 20 anni dell'ente, presenta il seminario Le politiche per lo sviluppo dei territori rurali. L'esperienza del COGAL Monteporo Serre Vibonesi. Sì, intanto ringrazio Paolo e gli organizzatori di questa importante giornata, che non è solo, credo, un momento di valutazione di un lavoro che pure c'è e che riconosciamo sul territorio di oltre 20 anni, ma che è un'occasione per avviare un ragionamento su come noi proiettiamo le iniziative su questo territorio per gli anni a venire. E quindi io saluto chiaramente Paolo, ringraziando lui e per lui chiaramente il COGAL Monteporo per l'attività di questi anni, e faccio qualche velocissima riflessione sul tema più importante della mattinata, sul tema che poi ognuno dal proprio versante e per versi diversi ha voluto affrontare, che è quello del modo in cui noi utilizziamo i fondi europei in questa nuova opportunità che nasce con la programmazione 2014-2020. È stato detto, partiamo ancora una volta con un anno di ritardo, accumuliamo un ritardo che oggettivamente dipende dal modo in cui sono state gestite tutte e tre le programmazioni fin qui messe in campo dalla Regione fino ad oggi, però ciò non basta per giustificare il modo in cui noi poi andremo ad affrontare il lavoro per gli anni futuri, nel senso che io ritengo che questa situazione di partenza non possa rappresentare un alibi. Lo diceva bene il mio collega Mauro Dacri, che si sta occupando nello specifico del PSR, ma ciò che è avvenuto in questa terra negli ultimi anni ci può, come dire, essere d'aiuto per evitare di ripetere in maniera ciclica sempre gli stessi errori. E mi pare che Paolo diceva bene nella sua relazione introduttiva che uno dei punti fondamentali sia quello di mettere mani alla burocrazia e far sì che si creino dei meccanismi attraverso i quali a domanda ci sia una risposta più rapida ed efficiente possibile da parte della pubblica amministrazione, e noi lavoreremo su quel versante. C'è un impegno specifico della giunta regionale, del presidente, che ribadirà questo concetto in maniera più approfondita e più efficiente sicuramente della mia più tardi. C'è un impegno da parte nostra dal versante del Consiglio. E poi penso che però un lavoro debba essere fatto e vada continuato e approfondito da parte dei territori e quindi da parte nostra. Io mi ci metto dentro in pieno per lavorare a una programmazione più efficiente possibile che dia risposta ai bisogni reali ed oggettivi dei nostri territori. In questi anni è stato fatto, è stato ricordato, è stato evidenziato, ma io penso che ci sia l'opportunità di fare e di fare ancora di più. Noi abbiamo voluto costruire un PSR che punti soprattutto su alcune direttrici specifiche. In particolare io mi soffermerei sulle due fra le quattro filiere, fra le quattro assi importanti che sono stati ricordati, sulla questione delle filiere e sulla questione dello sviluppo finalizzato all'occupazione dei giovani. Io penso che in questo territorio, in questa provincia, si possano individuare degli interventi importanti che guardino intanto alla questione delle filiere. Noi abbiamo oggi dei prodotti che vengono da questo territorio, da questa provincia, che possono essere dei prodotti guida. Penso all'anduia, penso alla cipolla, penso all'enogastronomia, e quindi su quello dobbiamo continuare un lavoro efficace, molto efficace, che è stato fatto fin dagli anni passati. Io ricordo Vittorio Miceli, che il mio amico, che è una delle menti storiche del COGAL, che da pioniere lanciava queste idee, e oggi su questo abbiamo costruito un movimento che comincia ad essere importante. Quindi le filiere, e il secondo aspetto che credo vada e si possa coordinare è quello di utilizzare queste filiere per dare occupazione stabile ai nostri giovani. È finito il tempo in cui
si possa promettere più ai giovani calabresi e anche ai tanti giovani capaci che sono costretti ad andare via, perché abbiamo una migrazione anche delle menti oggi nella nostra terra, dare opportunità per restare in Calabria e per fare cose concrete e dare sviluppo ai territori. Vedo che il timer sta per esaurirsi, non voglio farla lunga. Io voglio solo dire conclusivamente che dal nostro versante, dal versante del Consiglio regionale, l'impegno specifico a lavorare su questi temi, cioè sull'efficienza, sulla sburocratizzazione e sulle idee per i bisogni reali del territorio, c'è tutto. Insieme possiamo costruire cose buone. Grazie. Grazie. Il COGAL Monteporo Serre Vibonesi, nell'ambito dei 20 anni dell'ente, ha presentato il seminario Le politiche per lo sviluppo dei territori rurali. L'esperienza del COGAL Monteporo Serre Vibonesi.